compleanno importante per una tradizione secolare. Quest'anno il carnevale a Ripa Limosani compie 100 anni. Cari amici di Viaggi Molise, di Tele Molise, bentornati in nostra compagnia. È tutto pronto qui per le strade e vicoli del paese per lo spettacolo dal titolo Evolution Show 100 di questi giorni. Per scoprirne di più rimanete con noi. La Bottega della Mascherata quest'anno porta in scena Evolution, un carnevale particolare per Ripa Limosani che compie 100 anni. 100 anni dalla prima mascherata, dal primo carnevale festeggiato come mascherata. Infatti abbiamo documenti del 1924 che appunto attestano che celebravano il carnevale mascherata. In realtà un cenno storico molto importante è che ci sono dei documenti che attestano che già dal 1588 a Ripa Limosani si parlava già di maschere, di schiamazzi nel periodo di carnevale, quindi 100 anni di mascherata, sicuramente 1924-2024, super felici per come sta andando la giornata. Quest'anno si parla di evoluzione, tanti temi, quattro temi legati da un fil rouge, appunto l'evoluzione enogastronomica, del costume, della stessa mascherata e di altro. Anche ecco della tecnologia, un'evoluzione, quindi un po' un confronto tra il ieri e oggi, che chiaramente mette in contrapposizione diversi elementi che strappano una risata, no? Quindi sicuramente tutto quello che è diverso, quindi anche un po' mettere a paragone la nuova mentalità con la vecchia mentalità, i nuovi strumenti, e abbiamo giocato sostanzialmente su questo. È molto bello perché insomma c'è un'ottima risposta sulle battute, soprattutto sul lato comico, oltre che alle canzoni, quindi alla grande, continuiamo così. Nella Bottega della Mascherata c'è tanta condivisione, tanto amore per Ripa Limosani, tanta passione per quello che è il vostro senso di identità culturale e di appartenenza, tutti a Ripa Limosani. Stiamo portando avanti questo lavoro da un po' di anni con la Bottega della Mascherata, nata nel 2014-2015, un lavoro un po' a 360 gradi di raccolta, di conservazione della memoria storica, di chiaramente poi creatività, un laboratorio vero e proprio, quindi molto importante, un punto di riferimento sicuramente per la comunità di Ripa, è importantissimo per le nostre comunità ad oggi dare valore alle tradizioni, dare valore a quella che ha un aspetto culturale molto molto importante, nonché di aggregazione, nonché adesso siamo nel cuore del centro storico e entreremo sempre più, questo ci permette di vivere anche alcuni luoghi del paese che quotidianamente non viviamo più. Appunto, anche perché voi con le vostre posate volete anche valorizzare il patrimonio artistico locale. Assolutamente, ecco, basta pensare che un po', no, questi luoghi chiaramente arriva anche per una questione geografica, il paese si è sviluppato in altezza, quindi questa parte bassa, che è la parte storica, è chiaramente un po' vuota, un po' spopolata, quindi sicuramente far rivivere, portare i colori, portare i bambini con ecco, questa giornata sicuramente dà tantissimo valore. Quanta vecchia giovanità, quanta gente stava via, oh che bella l'allegria. Ah, che belli mascherate nostre, quante gioia e quante allegria sappiamo portare. Che è proprio una bella tradizione che noi da Ripa teniamo dentro il cuore. Ma soprattutto noi, i giovani, siamo noi che portiamo niente. Calma, la spraccia, e non da tanto all'era canta. E qua, stiamo pure noi, i vecchi. E a me sperate, a partire e anche a me e alle nostre generazioni. E ricordate buono che ve l'hanno trasmesse noi. Siamo state noi. Sì, non dormi, ma io non volevo dire questo.
Patrizia Di Nunzio, quest'anno Evolution 100 di questi giorni. A cosa vi siete ispirati per scrivere, per realizzare la trama dello spettacolo 2024? Abbiamo pensato che per festeggiare i 100 anni della mascherata poteva essere interessante analizzare il tema dell'evoluzione, del cambiamento, quindi abbiamo deciso di trattare questo argomento dell'evoluzione in vari aspetti della vita di ognuno di noi, a partire dalla mascherata, così si è aperto lo spettacolo quest'anno, e poi abbiamo analizzato altri aspetti della nostra vita che sono cambiati tantissimo, come la concezione del cibo, la tecnologia, il lavoro e anche la maternità. C'è una partecipazione corale, un confronto generazionale, questo rende onore, omaggia ancora di più Ripali Mosani, la sua storia, le sue tradizioni. Per noi è molto importante il confronto generazionale e soprattutto il coinvolgimento delle nuove generazioni. Infatti, oltre a coinvolgere i ragazzi più piccoli nello spettacolo, quest'anno abbiamo ideato anche un progetto che abbiamo realizzato a scuola con i bambini delle prime tre classi della scuola primaria di Ripali Mosani, proprio perché pensiamo che sia molto importante coinvolgere i giovani fin da piccoli, di modo che possano sentirsi parte della nostra tradizione e quindi farla crescere in futuro e di modo che loro possano proseguire questo percorso che noi stiamo affrontando adesso. Avete pensato per questa mascherata 2024 a un progetto con la scuola, addirittura ad un album di figurine? Sì, oltre al progetto con la scuola c'è stato l'album di figurine. Diciamo che questa idea già era in cantiere dall'anno scorso, non siamo riusciti a realizzarlo, invece quest'anno con un grande impegno siamo riusciti a portare a termine questo progetto. Ci piaceva l'idea di far portare a casa alle persone una testimonianza del nostro archivio che abbiamo in bottega della mascherata, un archivio digitale fotografico che parte dagli anni 60 e arriva fino ad oggi. Stefania Di Nunzio, presidente della nuova Proloco, Ripali Mosani oggi è in festa, un momento di tradizione ma anche di innovazione, soprattutto con salde radici a un passato che quest'anno taglia il traguardo dei 100 anni. È una tradizione praticamente secolare, la prima è stata fatta a quanto pare da fonti storiche ben 100 anni fa, che noi portiamo avanti con orgoglio e tramandandola per generazioni. Infatti con noi nel corteo non ci sono solo appunto i grandi, gli storici, ma c'è anche un corteo di bambini che apre, no, la nostra sfilata. La nuova Proloco con questo carnevale, con l'edizione dedicata all'Evolution, quale messaggio vuole dare? La nuova Proloco appunto ha organizzato l'evento insieme ai ragazzi della bottega della mascherata, dei quali alla fine comunque faccio parte, comunque mi dedicavo alla mascherata a priori della nuova Proloco. Il messaggio di continuità, di collaborazione, appunto un messaggio di comunità che si sta perdendo, no, un po' nei piccoli centri, che noi vogliamo portare avanti, quindi vedere il paese in festa, collaborativo, insieme, come lo possiamo vedere oggi appunto in questa giornata fantastica. In Molise il carnevale in diverse zone è festeggiato, come a Termoli, a Tufara, oppure a Cerro al Volturno o a Jelsi. Per Ripali Mosani cosa rappresenta a questo appuntamento? Sì, sicuramente sono tante le manifestazioni di carnevale, tutte sono diverse e sono caratterizzanti insomma in modo diverso. Per noi è uno spettacolo itinerante, in dialetto, è quasi un teatro. Grazie alla bottega siamo riusciti anche a vestire gli attori, ad avere, no, dei costumi, quindi ci sono degli accessori, delle scenografie, pian piano sta crescendo. Ci stiamo facendo conoscere, ora magari non siamo allo stesso livello di altre tradizioni secolari della nostra regione, ma ci stiamo dando da fare comunque per raggiungerli sicuramente.